Ciao 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 a tutti. Ecco, c'è un nuovo capitolo di aggiornamento della mia agenda 2017. Vi mostro come ho finito di decorare la settimana scorsa, l'agenda. Vi mostro come ho decorato questa settimana corrente che va dal 25, settembre al 1 ottobre e vi mostro anche finalmente i divisori di settembre e ottobre. Quello di settembre l'ho fatto qualche giorno fa, ormai a metà mese, e già che c'ero ho fatto anche quello di ottobre. Ma inizio subito con la mia agenda. Eravamo rimasti qui a questa settimana, la scorsa settimana. Anzi no, quella prima ancora, che era questa, e qui ho inserito il divisorio di settembre perché appunto avevo appena iniziato l'agenda, a scrivere appunto sull'agenda di nuovo, perché prima era entrato in gioco il taccuino di viaggio. Quindi questa settimana che andava dall'11 al 17 settembre, e ho messo il divisorio di settembre, che è questo che ho fatto decorando poi il bordo del cartoncino con un punch di quelli lineari che fanno questa specie di pizzo. E qui ho disegnato le foglie di quercia con le ghiande, la scritta è arrivato settembre, e qua dietro invece ho messo questi sticker e questo washi con i colori autunnali. Questa invece è la settimana appena trascorsa, quella dal 18 al 24 settembre. Ve l'avevo fatta vedere solo decorata, ho aggiunto tutte le mie scritte, tutti i miei appuntamenti, tante cose da segnare, a iniziare dal 18, che è stato il nostro anniversario di nozze, 41 anni, e per finire con la domenica. E qui ho disegnato questa pollastrella vestita da cuoca. Questa l'ho disegnata io perché la domenica, come sapete, è dedicata a cucinare per tutta la mia numerosa truppa. Le mie domeniche non sono mai di grande riposo. E questa infine è la settimana corrente che va da lunedì 25 a domenica 1 ottobre. Oggi è lunedì, quindi ho messo solo i vari appuntamenti di tipo un po' istituzionale, con alcune riunioni in comune, e altri invece impegni familiari, e poi invece poi qua ho segnato una cena che faremo io e mio marito soli soli per festeggiare il mio compleanno, che sarà sabato 30. Infatti qua l'ho segnato piccolo piccolo per non fare troppo la megalomane. L'ho segnato proprio in piccolino piccolino. Qui ho messo questi washi, questi con le foglie di colore autunnale. Vedete quanto è carino questo washi, lo adoro. E qua sotto in realtà questo non sarebbe un paesaggio autunnale, perché vedete ci sono i fiori rosa qui su queste case. È una visuale così di un paese, di un borgo, con le porte, i portoni, le finestre. Ci sono questi fiori che potrebbero essere bougainville, visto il colore. Però mi sembrava che si adattassero bene anche a un tema autunnale, quindi ho messo questo, e tutto l'insieme mi piace abbastanza. Il divisorio dei giorni invece non ho usato washi, ma li ho disegnati io usando i pennarelli, quelli watercolor, quelli acquerellabili. Sono molto carini anche quelli presi in AliExpress. E per finire qui, ecco qua dietro, poi inizierò la settimana successiva, la prima settimana di ottobre. L'ho decorata nello stesso modo, identico, e ho fatto questo divisorio per ottobre, è un po' tono su tono, vabbè, i disegni simbolo dell'autunno di ottobre, in particolare le foglie, quindi le foglie
autunnali, la zucca, e qui il fantasmino a ricordare che a fine ottobre c'è anche Halloween, anche se io non ci tengo moltissimo, però mi piace tutta l'iconografia e le immagini che riguardano Halloween, quelli sì. E qui ho scritto ben arrivato ottobre. Ecco qua la particolarità, vedete questa specie di washi che fa da bordo al cartoncino. Si tratta in realtà di quegli adesivi sottilissimi che servono per fare le nail art. Io le uso invece come decorazione delle mie agende. E questo è tutto per questa settimana. Grazie per avermi guardato e ascoltato con pazienza. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso, e al prossimo video. Ciao ciao!